Amici, un saluto da Piero la Terza Sprogheri. Oggi mi occupo di realizzare un tutorial per quanto riguarda la sostituzione del disco rigido di un desktop, procedure molto simili, anzi specialmente in questo caso, anche per i notebook. Allora, innanzitutto dovremmo avere un nuovo disco. Il mio vecchio computer, il mio vecchio, insomma, è ormai pieno e ha bisogno di essere sostituito. Qui abbiamo un bel Seagate Barracuda a 7200 giri da 1 TB e lo cloneremo il vecchio hard disk. Per farlo mi servirò di un programma proprio per clonazione, in lingua inglese ma è molto facile come interfaccia, si chiama EASE Disk Copy. EASE Disk Copy lo trova, è un freeware, sottolineo freeware, c'è la versione freeware per privati e è scaricabile sia dal sito ufficiale, che però io ho evitato di farlo dopo vari tentativi perché la procedura è assai lacunosa. Oltre a chiedere la mail, cosa fanno? Ti dicono che hai in mano uno shareware, non si capisce. Allora, essendo una licenza freeware, io l'ho scaricato da torrent, senza copyright hanno questa possibilità di scaricare in GPU. Questa qui c'è da accettare i termini per uso privato. Adesso vediamo la prima cosa da fare. Vedete, questo è il mio bellissimo, perché qua è un carro armato, un Dell Optiplex 760, quello che utilizzo per navigare in rete. Poi ne ho altro nello studio, ma comunque il Dell, che è in S small form factor, piccino. Allora, normalmente andrebbe masterizzato un disco, un CD bootable per avviare il programma di clonazione. Allora, io qui non ce l'ho questa cosa, non voglio partire da chiavetta perché mi servirò del cavo SATA e del molex d'alimentazione del masterizzatore per collegare il nuovo disco su cui clonerò quello vecchio. Per far ciò devo creare una USB bootable avviabile, e questo qui che ce lo fa direttamente il programma, di modo che via F2 da BIOS partiremo con l'eseguibile del programma di clonazione. A questo punto abbiamo salvato la cartella, io l'ho salvata nel desktop, ma potete farlo dove più vi aggrada nel disco rigido di EASE Disk Copy. Lo eseguiamo. E alla schermata iniziale avremo tre opzioni, eccola qui. La prima è esportare la ISO da qualche parte del disco. La seconda è fare un CD o DVD eseguibile, se volete, ma io utilizzerò la cavo SATA e Molex, sconnettendolo temporaneamente per attaccare il nuovo disco rigido. Quindi sceglierò la terza opzione, ovvero creare una chiavetta, un USB, un'unità USB avviabile, bootable. Allora, come prima opzione mi dà il disco rigido esterno, io sceglierò SanDisk Cruise, la chiavetta. Basta. Procedere. Ci metterà, vedete, molto molto rapido il tempo di creazione del file
avviabile. Eccolo qui, creato con successo. A questo punto noi che facciamo? Abbiamo tutto pronto per clonare il disco. E a questo qui adesso non ci resta che aprire il case, tra l'altro qui è semplicissimo, e iniziare a collegare il nuovo hardware. Poi riavvieremo. Allora, ricordo che il mio è già predisposto. Nel caso in cui non fosse predisposto, assicuratevi da BIOS che l'avvio avvenga prima, cioè i file di boot vengono cercati nella chiavetta USB, perché altrimenti non partirà da lì, non si potranno eseguire le opzioni che a noi interessano, ovvero la clonazione dell'intero disco. Adesso procediamo al collegamento dell'hard disk che andrà clonato. Vediamo come aprire il case dell'Optiplex 760. È semplicissimo, molto intelligente come è fatto. Qui, ecco, tiriamo questa cosa e lui già viene su. Ecco qui, il computer è spento, anzi adesso meglio ancora scollegarlo del tutto. Ecco, ora è scollegato, rimane, ecco, il LED ambra si sposta, allora si spegne. Come ricordavo, l'alimentazione del masterizzatore non è con l'attacco uguale a quell'altro, quindi a quello dell'hard disk. Quindi qui, non essendoci il Molex, se vi faccio vedere come, ecco qui l'hard disk che adesso andiamo, questo è il suo hard disk, e abbiamo bisogno, questo è un alimentatore molto minimale per questi small factor come case, abbiamo bisogno di uno alimentatore SATA splitter che ci sarà maschio e femmina per metterli in cascata entrambi gli hard disk. Stacchiamo, ecco, questa qui è quella che proviene dall'alimentatore e noi ora la collegheremo, sperando di prendere, io qui devo mettere gli occhiali da vicino, eccolo qui, ricolleghiamo l'hard disk da clonare, ecco il Seagate Barracuda che andiamo ad attaccare, vediamo, sì, perfetto. E ora prenderemo in prestito dal masterizzatore il cavo SATA. Eccolo. Eccolo qui, pronti. Oh, adesso è tutto pronto per iniziare la clonazione. Ho dovuto sostituire la chiavetta dove c'è il programma Disk Copy, perché l'altra aveva delle incompatibilità. Ecco qui, lo inseriamo e ricordandoci di aver impostato il boot con la chiavetta USB, non facciamo altro che ricollegare e avviare il sistema.
microfono così. Ho appena avviato e da chiavetta vedete che va subito, si avvia il bootable del programma DiscPoppy di EASE. La prima schermata è il Wizard che ci prende per mano e ci consiglia su quel che fare. Clicchiamo su Next. Disk Copy. Questo qui copia tutto l'intero disco come interessa a me, altrimenti si possono copiare singole partizioni. Lasciamo sull'intero disco. Oh, e qui ci dice lo spazio. Allora, select source disk, selezionare il disco di origine. Vedete che già come disco di origine ci dà quello dove c'è il sistema operativo, lo riconosco dalla grandezza. 232 GB, questo qui è il disco esterno, 2 TB. Questo qui sarà il disco da 1 TB, che dopo, intanto qui dice il disco di origine, lasciamo su questo. Selezionare la destinazione, e lui ha già scelto la destinazione. Vedete che è abbastanza semplice e intuitivo. E qui ci dice anche il tipo, riconosce il modello e le dimensioni. Clicchiamo su Next. Ecco, questo è un Task Manager. E allora io qui ho selezionato Quiet Mode, ignorare ogni gli errori che possono verificarsi durante la copia. È ininfluente, è probabile specialmente se il disco ha qualche anno e è stato molto usato, qualche piccolo errore è inevitabile, ma non dovrebbe pregiudicare l'operazione stessa. Vedete che qui c'è da ripartizionarlo, perché lui salverà la partizione come era sul piccolo disco. Successivamente avremo bisogno di un gestore, c'è la stessa Ottimo che è open source, è libero, sempre della EASE, c'è il gestore loro, però per chi ha Windows 7 piuttosto che Windows 8 andrà benissimo già il gestore di Windows, basta andarlo a cercare, gestione disk, e poi ci giostriamo ripartizionando o aumentando la per le dimensioni congrue del nuovo disco. Proceed. Ecco, ovviamente viene sovrascritto, il disco è nuovo, va da sé che va messo un disco libero, insomma, non con dei dati che altrimenti andranno persi. Yes. Allora, dipende da quanto adesso, vedete, ha iniziato a copiare. Durerà un po' di tempo, lo lasciamo lavorare senza fretta, dipende anche dalle dimensioni del disco da copiare. È semplicissimo come programma. Vedete, ha copiato 4-5 GB, rimangono 227 e sta a scalare mano a mano che va avanti. Tempo trascorso e il tempo stimato rimane 1 ora qui. Più o meno è quello il tempo, ecco, poi ripeto, a seconda della dimensione del disco da copiare durerà di più, insomma. Comunque tempi accettabilissimi. Vedete, c'è la barra di progresso e lo lasciamo lavorare. Ecco qui che ci sta dando i dati, il trasferimento. Vedete che sono trascorsi 11 minuti, poco più, e ha copiato 42
51 43 GB rimangono 50 minuti. Il rateo di trasferimento è stabile sui 3,81 GB per minuto. Allora, una raccomandazione: dato il grosso, la grossa mole di dati, è sconsigliabile utilizzare un disco esterno quando si fanno questi trasferimenti, a meno che non sia USB 3. L'USB 2 ci impiega, è al limite, l'USB 3 già è abbastanza celere, però è sempre da preferire un collegamento SATA tra disco e disco, che sarà così più veloce. Vedete, il trasferimento sta sui 380 giga, così da snellire i tempi di esecuzione. È un programma, comunque, vedete, l'interfaccia ricorda un po' XP, ma è di una semplicità disarmante. Bravi questi della EASE, che hanno fatto una cosa semplice, senza tanti orpelli, semplice ed efficace, e non, vedete che non è neppure così necessario essere profondi conoscitori della lingua inglese, perché 33, è tutto molto intuitivo. Il medio qui adesso dice praticamente la nota di fare molta attenzione che solo uno dei due dischi siano attaccati quando si fa ripartire il sistema operativo. Quindi rimuoveremo il vecchio hard disk a questo punto. Done. Adesso welcome quiet. Next, vediamo un po' se ricomincia da capo. Discopy scanning for connect. Sta facendo la scansione. Vediamo, perché io questo programma è la prima volta che lo uso. Nulla, quiet, riparte da capo. Yes, però a questo punto stacchiamo uno dei due dischi. Io ho sempre un gatto che mi rompe le scatole quando sto effettuando i tutorial. Lillo, che vuoi? Adesso mangiamo, scusate. Spero che si veda. Adesso estraiamo. È messo a pressione l'hard disk, vecchio hard disk, vedete sotto c'è una ventola. Avessi avuto l'aspirapolvere, non lo facciamo un'altra volta, ne avrei approfittato per eccolo qui, per dargli una pulita, che un po' si è accumulato nel corso degli anni. E adesso lo sostituiamo con quello nuovo. Colleghiamo. Eccolo qui. Ora questo non ci serve più il cavo d'alimentazione SATA splitter. Multi splitter lo mettiamo via per altre volte che tornerà utile. Allora, questo qui è pressoché introvabile nei negozi della città, in internet e su eBay alla modica cifra di un euro. Si chiama cavo splitter maschio femmina SATA. Non avendo spazio per mettere un secondo hard disk che riformatterò, io mi devo accontentare di sostituirlo soltanto. Allora, andiamo sempre. Allora, ringraziamo il masterizzatore per averci dato il suo bus SATA, eccolo, e lo ricolleghiamo qui. Poi, successivamente, senza far danni, ricollegheremo l'alimentazione al nuovo hard disk. E adesso non ci la facciamo passare come era prima. È molto precisa la Dell nell'assemblaggio delle sue macchine.
anche la scelta dei componenti è sempre componenti di primo ordine. Qui era un caviar blu della Western Digital, e scusate se poco. Allè, via. Adesso rimettiamo tutto a posto. Guardate, eccolo qui. Sostituito il vecchio con il nuovo. Sì, ecco, doveva entrare meglio. Non ci resta che riavviare. Eccolo, cerco di ricentrare. Eccolo qui, avvio di Windows in corso. Vedete, signori, quanto è stato semplice. Questa è Windows, vediamo se si accorge, perché il sistema operativo, diciamo che il sistema è individuato il nuovo hard disk, che è un Seagate, e ha completato l'installazione dei driver. Adesso chiede di riavviare. Se già riconnesso a internet, riavvia ora, perché no? Possiamo anche riavviare in seguito. Ed eccolo che è ripartito, tutto connesso, internet è connessa. Andiamo subito a vedere su computer e vediamoci. Vedete le partizioni? Adesso prossima cosa da fare. Abbiamo un volume e di 99 GB. Dovremmo ripartizionare con la gestione disco di Windows 7, ma questa è un'altra storia e la vedremo nel prossimo tutorial. Riporlo e successivamente andare a ripartizionare il nuovo hard disk. Per il momento, come di consueto, un saluto, buon caldo a tutti e buoni bagni da Piero la Terza Spruvietti.